Fellow Wardens, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Ma introduzioni a parte, abbiamo fatto le nostre scelte e siamo arrivati a uno scontro. Forse inevitabile. Ricordatevi questo, ragazzi, noi facciamo roleplay, ma le scelte di un nostro personaggio non sempre possono portare a una soluzione equa di una disputa o di un evento o di un incontro, perché noi stiamo interagendo con entità che hanno delle loro idee, un loro passato e dei loro dolori. E ora queste cose hanno portato a uno scontro probabilmente mortale, quindi fight. Grazie ai lupi che ci stanno aiutando, Zathrian è caduto. Mi chiedo se possiamo liberare anche loro dalla paralisi. No, oh. No more. I cannot defeat you. Finish it. Kill him now. No! Don't kill him. Please, lady, stop him. No, Swiftrunner. We will not kill him. If there is no room in our hearts for mercy, how may we expect there to be room in his? I cannot do as you ask, Spirit. I am too old to know mercy. All I see are the faces of my children, my people. I cannot do it. Addirittura dopo uno scontro mortale, Zathrian. Io ci credo. Non ha solo paura di morire, soprattutto dopo la sua longevità. Accidenti. Lascereste davvero morire il vostro clan? Per questo? Perhaps I have lived too long. This hatred in me is like an ancient, gnarled root. It has consumed my soul. What of you, Spirit? You are bound to the curse just as I am. Do you not fear your end? You are my maker, Zathrian. You gave me form and consciousness where none existed. I have known pain and love, hope and fear, all the joy that is life. Yet of all things, I desire nothing more than an end. I beg you, Maker, put an end to me. We beg you. Show mercy. Wow. You shame me, Spirit. I am an old man, alive long past his time. Then you will do it? You will end the curse? Yes, I think it is time. Let us put an end to it all. Siamo riusciti a non finire in una strage. E dire che Maiku lo avrebbe fatto. È
fantastico. La sua curiosità ha portato al bene di tutti. Curiosità ma rispetto. Wow. No. È pazzesco. Wow. No. Sul serio è possibile fare una cosa del genere? Non credevo. Ma sono esseri umani, non sono... Ah, certo, li avevano passato... Over. Oh. She's gone. And we're human. I can scarcely believe it. Però avete tutti degli occhi gialli. Interessante. Siete diventati uomini delle selve, insomma. Veramente curioso. Anche che fossero esseri umani. Ah. Mi aspettavo degli elfi, devo essere onesto. Mi è sfuggito qualcosa. Beh. Ok. La maledizione è rotta, quindi... devo tornare all'accampamento d'Elish. Tuttavia, è ovvio... che non posso non chiedere una cosa del genere, vero Maiku? Compared to the beast inside that we had to fight every moment... This is just fine. It feels glorious. Addirittura. Beh. Sono diventati inutili. Non posso utilizzarli come armi contro il flagello, quindi torniamo all'accampamento d'Elish. Non ho interesse del loro destino. Oh, of course. They're going to wonder why they're wounded or recovering. And they'll want to know that Zathrian is dead. Thank you. We'll never forget you. Wow. Ah, e Leliana è pure entusiasta. Ragazzi, io devo essere onesto, ero convinto. Ero assolutamente convinto di trovarmi dinanzi a uno scontro inevitabile. Inevitabile e mostruoso. E invece... tutta questa pace. All right. È sorprendente vedere tutta questa storia finire in maniera così positiva. Dopotutto pensateci, pensate a quello che Maiku aveva in mente. Non avrebbe esitato un istante a strappare dal petto il cuore di Zane Lucenti. Forma di elementale o meno, era uno spirito, ma lui, per interessato che fosse alla sua storia, doveva far rispettare i trattati, aveva bisogno di un esercito. È il suo dovere e gli intriga sicuramente l'idea di salvare il mondo. Ma soprattutto di salvare se stesso e la conoscenza magica di questo mondo. Eppure, avete visto? Avete osservato negli scorsi episodi come abbiamo evoluto la cosa? Io sono rimasto sorpreso. Ma genuinamente sorpreso, perché io ho già fatto una run di Origins, ma il 90% degli eventi non li ricordo neanche da lontano, ma ricordavo che ci sarebbe stato un qualche motivo per il quale elfi o lupi mannari si sarebbero scontrati senza possibilità di redenzione alcuna. E invece, ops, mi sono perso a livello dell'ingresso, e invece non mi era mai neanche balenata per la testa di vedere la maledizione svanire. È incredibile. È incredibile. Ah, non avevo sbagliato. Wow. Origins mi ha incredibilmente stupito. Ha tradito, ha sorpreso le mie vecchie memorie. Non potevo chiedere di meglio. E soprattutto giocandomi Maiku, un incantatore egocentrico, intelligente, ma a modo suo abile di conoscenza, mi sarei aspettato di riuscire a uscirne così intonsi. Dopotutto, al di là del combattimento, che è stato anche piuttosto semplice grazie all'aiuto dei lupi mannari, non abbiamo ferito mortalmente Zathrian. Era soltanto una questione di gameplay. Mike, smettila di parlare e non perderti.
Beh, sono curioso di sapere cosa accadrà adesso all'accampamento. Forse abbiamo finalmente ottenuto degli alleati. Nel mentre finalmente raggiungiamo la superficie, vi faccio un altro esempio di come sto gestendo Mike nel suo roleplay. Ragionateci sopra. Io ricordavo e ricordo, spero di non sbagliarmi, mi correggerete nei commenti se sto dicendo una castroneria, ma in teoria, nel caso noi facessimo veramente i cani e aiutassimo solo, magari, i lupi mannari, distruggendo il clan Dalish, sterminando la cultura degli elfi dei boschi e lasciando quell'accampamento a una praticamente voragine, sarebbe stato possibile allearsi con i lupi mannari mentre erano ancora lupi mannari e averli come alleati contro il flagello, ok? Oh, guardate un po', forte. Però Maiko, nella sua posizione, e chiunque altro soprattutto, avrebbe mai pensato di poter utilizzare quei lupi mannari come alleati in una guerra strategica, come esercito? Quanti erano? Si sarebbero mai potute allontanare dai boschi, no? Sono tutte cose a cui bisogna dare molto peso ragionando come, con, in un personaggio. E sono veramente emozionato da come le cose si sono sviluppate. Sarà il momento di provarci spudoratamente con Morrigan. Non è esattamente. Ricordatevi una cosa importantissima. Importantissima in un roleplay. Iniziare una romance con un personaggio non implica portarla a termine. Potrei abbandonare Morrigan nel caso mi avvicinassi a lei. Potrei non avvicinarmi mai a lei, come a nessun altro. O potrei farlo per poi smettere. È una cosa anticompletistica, no? I giocatori non lo fanno. Eppure. It is done. The essence of the wolf's heart has banished all traces of cursed blood from the hunters. It is too bad that Zathrian had to die. Ah, sanno già tutto. I felt it when he departed. I think he was ready to go. Quindi sapevate del suo collegamento con la maledizione? I suspected. But Zathrian did not like to talk about that. Nonetheless, the curse is over, and no one else will be subjected to it. It will be difficult to fill Zathrian's shoes. He was our keeper for many centuries, and he will be sorely missed. But I am keeper now. Let me say it officially then. I hereby swear to uphold the terms of the ancient contract our people formed with the Grey Wardens. Call, and we shall come, with great speed and purpose. And we shall strike at your foes. This I swear. Questo è eccezionale. Per fortuna, mi sarei decisamente infastidito non fosse stato così. Bene, abbiamo ottenuto non solo un esercito, ma un esercito volenteroso di aiutarci. Sono due cose molto diverse. Bene, quanto ci vorrà perché la vostra gente sia pronta? It will be some time. The curse leaves the hunter slowly. And they must regain their strength before they are ready to fight. It has been a long time since the Dalish marched to war, but I trust that in the end, we shall make a difference for you. Oh, vedete? Questo è stato un ottimo... stata un'ottima frase per concludere il discorso. Perché una cosa è dire ho un esercito, un'altra è dire ho un esercito che vuole fare la differenza. Fantastico, fantastico. Allora, Degan, tu sei rimasto qui? Ok, va bene, siete tutti state tutti bene, guardateli. Ah, insomma, non proprio bene. Allora, potremmo adesso ottenere quello che c'è in questo stupendo baule? Posso? Posso! Fantastico. Un libro rilegato in pelle intitolato Nell'Uthenera. Inventario pieno. No, non ho l'inventario pieno. Io devo buttare quest'ascia. Qua, codex. Bene. Liliana, fa quello che sai fare meglio. Ruba tutto. Ruba tutto. Per esempio. No. Mi dispiace.
dispiace lasciare i bauli aperti, ma abbiamo a dir poco l'inventario pieno e mi sembra opportuno prendere solo qualcosa di valido. Ecco, per esempio. Addirittura. Ehi, questi non sembrano affatto male. D'accordo, quindi butteremo un arco lungo di frassino. Nuovo codice. Corrispondenza interrotta. Abbiamo appena impedito a qualcuno di leggere una lettera d'amore? Mi devo sentire profondamente in colpa. Nah. Ragazzi, andiamo al campo. Il primo contratto dei custodi grigi è stato adempiuto. You do not truly think I look as my mother does, do you? Have you really been thinking about that? No, davvero. All this time? I am simply curious. And not insecure in the slightest, I'm sure. I think I look nothing like her. Oh. I don't know. Give it a few hundred years and it'll be a spot-on match. I said that I look nothing like her. All right, got it. Totally different. I see that now. Stupendo. Questo è il continuo della precedente, del precedente banter tra di loro. Stupendo. Prezioso. Va bene. Allora, Ostagar. Capanna di Flemeth, non è il caso di tornarci. Penso che si offenderebbe parecchio. Poi, tra l'altro, Denerim è un luogo interessante. Però penso che il nostro prossimo viaggio sarà alla Torre dei Magi, perché io sono un mago e ho interesse, oltre che bisogno, di loro. Blight, oh. How will you end it? Wow, Sten! Buonasera. Ok, non mi aspettavo, specialmente, forse non riguarda la sua affinità con me? O forse sì, non mi sembra effettivamente... È misterioso questo individuo, è così diretto. Il suo chiederci come lo fermeremo potrebbe essere una sfiducia nei nostri confronti, ossia che non crede che ce la faremo, oppure una sincera curiosità per conoscere meglio i custodi grigi. Non bisogna girare intorno alle cose, lui vuole una discussione diretta e per rispetto, perché comunque lo rispetta Maiku, Sten, per la sua forza e per ciò che rappresenta. Beh, diamogli ciò che vuole, una discussione onesta. Dobbiamo affrontare l'arcidemone. Is that all? It is surrounded by an ocean of darkspawn. How will you reach it? If you reach it, how will you slay it? You say you are a Grey Warden. I have heard stories of this order. Non dovresti mettermi in dubbio in questo modo, però capisco che un guerriero forte come te, Sten, abbia parecchie remore a seguire un gruppo di 7 persone in un campo di notte. Gli sta sfuggendo forse che abbiamo la situazione di un gruppo appena sfuggito a una strage ad Ostagar? Accidenti. Che cosa ha a che fare con tutto quanto, Sten? Great strategists and peerless warriors. That is what we hear of the Wardens. So far I am not impressed. Certo. Questo non è solo non da Maiku. Io sono un mago, prima di tutto. Non ha niente a che fare il fatto che abbia ingurgitato del sangue corrotto. E non mostrerò a Sten in sicurezza. E di certo sfidarlo in questo modo è sciocco. Ma non sono neanche qui per impressionarti, guerriero. Evidently not. It remains only to see what you are here for. Più sei? Sten, allora mi hai capito. Esatto, sono qui per attaccare e uccidere l'arcidemone. Accidenti. Stupenda questa conversazione. Facciamo un autosave, a caso salti tutti in aria. Yes. Vediamo un po'. Vorrei discutere una cosa che hai detto. Speak, then. Ah, ok. Then I suggest we move on. Sì, d'accordo. È che volevo parlare ancora dei custodi. Scusa. Questo chi è? Che cacchio? Che cacchio? You witnessed the rarest of things, Warden. The Dalish stand ready to defend Ferelden. Oh, interessante. Abbiamo un ambasciatore dei Dalish nel gruppo del campo. Ma non credo, perché non lo ricordo, sia un personaggio da poter portare con noi. Bene. Tenetevi pronti. Always, Warden. Wow. Cominciano a parlarci con molto rispetto.
Phalanx. Oh. Ecco, coccole. D'accordo. Ragazzi, quello che ci rimane da fare ora è vendere equipaggiamenti, parlare con Morrigan, vedere se possiamo donare qualcosa a qualcuno, forse discutere con Alistair, perché Leliana penso che ne abbiamo abbastanza esaurito i dialoghi, nonostante tutto, nonostante gli eventi contro i lupi mannari, lei comincia ad adorarci per il nostro comportamento. Ed è molto strano che Leliana adori Maiku, perché meglio che non parli mai della chiesa, meglio che non lo faccia per la sua serenità e anche la sua. E poi via, avremo concluso. Non cominceremo una quest in questo episodio, dobbiamo chiudere il cerchio. Vendiamo tutto. Ho venduto molto poco per ora, perché questo episodio lo concluderemo, sapete come? Riequipaggiando i nostri personaggi. Maiku è salito di livello e spero tanto che il mio obiettivo di... Oh yeah, stavolta si punta a magia perché voglio equipaggiamento, perché la mia speranza è che non mi sia sbagliato. Se ottengo... è una prolungata però, quindi... Ah! Aspetta! Un personaggio che ha preso questo incantesimo può usare il proprio punteggio di magia per soddisfare i requisiti di forza, di armi e armature di alto livello. Eccezionale! Grande! Questo sì che è un passo in avanti per Maiku. Fantastico. Ok, incanala la propria magia verso l'interno. Perfetto. Aumentando la propria fatica in cambio di un bonus all'attacco e alla capacità di usare la potenza degli incantesimi per determinare i danni in combattimento. Gioca! Ok, Maiku. Allora, cosa abbiamo qui? Più una volontà, più una magia. Più una magia. Il che ci porta ad avere 37 magia. Questo implica che se volessimo fare la follia di cambiare l'equipaggiamento con armi e armature che necessitano di per esempio 36, dobbiamo stare attenti a mantenerci sopra quel punto. Ora, l'idea è: ma Maiku può veramente usufruire di un'armatura così pesante che non dona statistiche utili al suo tipo di combattimento? Forse sì, per ora, fino a che Alistair non abbia capacità belliche in grado di portare queste armature in battaglia. Proviamo a fare questo test. Avremo bisogno di eliminare, ecco, per esempio l'anello della memoria. Lo rimuoviamo. Andiamo quindi su Morrigan e ci prendiamo questo anello, quello della fortuna. In questo modo dovremo essere in grado di equipaggiare tutto, perché avremo due punti di caratteristica in meno, quindi andremo a 35 e con questo torneremo a 36. Ah, dovrebbe essere tutto ok. Gambali di Kylan. Questa ovviamente è fuori portata. E sì, possiamo mantenere tutto. Ecco qua. Questo cappello ci dona 5 resistenza mentale, che è una cosa assolutamente inutile. Ma questo elmo sembra essere più affascinante in tutto e per tutto rispetto a quello di Kylan, se non fosse per la sua incredibile armatura. Tuttavia, se io vado... Equipaggio... Che diamine è successo? Eh? Ragazzi, dopo varie prove, non ho la più pallida idea di cosa faccia questo comando. Questo equipaggio a destra. Perché se faccio equipaggio a sinistra, mi appare l'elmo. Se faccio equipaggio a destra, l'elmo scompare e non si sostituisce l'equipaggiamento. Ragazzi, complimenti per il mistero. Io mi trovo scioccamente confuso. Questo è qualcosa che andrò a controllare con cura. Tuttavia, visto che un elmo comunque finisce per scomparire senza ragione, o ragione che io non comprendo, per ora ricarico la partita. Sono quasi certo che il problema sia nella mod per rimuovere gli elmi, perché altrimenti non avrebbe motivo di succedere una cosa del genere. Tuttavia, rimuovendo l'elmo di Maiku e avendo questo set, io volevo sapere, per caso, vi è una sorta di bonus? Allora,
Ecco, esatto, equipaggiandoli insieme a elmo, gambali e guanti, ottrae una riduzione all'affaticamento e un bonus alla rigenerazione della salute in combattimento. Quindi vale la pena avere il set completo. Va bene, Maiku, per ora non mi dispiace che tu stia messo così, però parliamoci chiaro. Io non lo vedo pronto a cambiare. Ritengo che sia ancora importante che lui utilizzi il suo bastone e non armi. Voi che dite? Vediamo un po'. Questo soffio infernale è un bastone potentissimo. Tuttavia, per esempio, una spada con un'ascia può essere più efficace. Può darsi, specialmente visto il fatto che ora potremo andare in melee. Più 4 attacco, più 10 resistenza alla natura. Ma la nostra costituzione è piuttosto mediocre. Non pessima, ma mediocre. Bene, i crash per spostarsi da un menu all'altro me li ero persi. Grazie, Origins. Parlavamo di armi. Sono molto, molto dubbioso, perché il mio Maiku è al 100% un incantatore e sicuramente un giorno sarò felicissimo di averlo proprio nel centro di una battaglia. Tuttavia, sarà efficace oggi, ora, con un'arma melee? Posso provare, dandogli la spada di Duncan, il che sarebbe un simbolo stupendo. È una cosa che mi rende molto felice da tentare, anche perché ci sono due slot di rune lì. Niente male. E credo proprio che in realtà ci sarebbe l'occasione di dargli anche uno scudo, perché, parliamoci chiaro, non deve necessariamente usarlo per avere abilità incredibili. 32 magia. Ma Alistair è già pronto? Esatto, ora Alistair utilizzerà tutto questo. Il bastione del vero re o lo scudo di Kylan? Decisamente il bastione del vero re. Un tempo questo scudo valore 66 monete. Un tempo questo scudo apparteneva a Moira, la regina ribelle, uccisa quando i suoi feudatari la tradirono consegnandola agli Orlesiani. Lo scudo venne strappato dal suo cadavere e dato in dono all'usurpatore Megren. Da allora è passato di mano in mano per anni. Ok, ma torniamo al nostro protagonista. Decisamente interessante la scelta. Più un'armatura, probabilità di schivare attacchi a distanza. Più 4 resistenza di incantesimi, probabilità di... Abbiamo deviazione a distanza 6. Ok, scudo di Kylan. Guardate Maiku cos'è diventato, eh? Non lo sembra più. Tuttavia, ho notato una cosa carina qui. Cintura del Magister. L'ho vista nell'altro swap di menu. E non ho deciso di cambiare l'equipaggiamento durante il dungeon perché ci sono i tagli. Ma adesso facciamolo, perché riduce ostilità, è decisamente più affascinante di più 3 difesa, specialmente perché Maiku ha degli incantesimi di cura. Ha un incantesimo di cura. Quindi, possiamo ritenerci soddisfatti, ma solo una volta che scopriremo se effettivamente è una buona idea. Perché potrebbe non essere una buona idea. Leliana, tu rimani così, non ci servirai quasi mai. Tu invece, Morrigan, ascoltami, non puoi ancora equipaggiare questo capolavoro, ma per ora hai comunque qui un bellissimo upgrade. Più 15% danni spirituali. Non è proprio un upgrade, perché non è male quello che possiede. Tuttavia, la costituzione appunto non fa parte del suo set. Accontentiamoci. Alistair, allora, tu sei indietro. Questa spada è eccezionale. E anche lei ha 2 slot per le rune. Tuttavia, dobbiamo assolutamente darti qualcos'altro. Sei ancora indietro. Non possiamo. Per ora, Alistair, rimani così. Questo è il tuo vero upgrade. Va bene. Shale, invece, poverina, ha solo questo. No, decisamente no. Bene. Wow, Maiku, non sei assolutamente come aspettavo di vederti così presto. Not bad. Beh, avremo bisogno di dare a Shale qualche cristallo più importante.
molto presto, decisamente. Wow, mamma mia, alla faccia dell'incantatore. Sarà divertente, vero? Guerriero arcano. Bene, Morrigan, non credo di avere doni per te, non c'è niente che accetteresti. Allora, le frite, libro di canzoni. Abbiamo già sbloccato quel codex. Pelle di lupo e pelle di lupo mannaro immagino siano da vendere, ma chissà se hanno un utilizzo speciale. No, non abbiamo altri... Lascito bianco, sempre alcol. Un whisky, no, 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 assolutamente no. E allora, Morrigan, vediamo un po'. Pozioni. Ci beviamo queste in giro noi? Yes. Ok, proviamo così. E così, beh, la vita nelle selve deve essere stata molto solitaria. At times, perhaps. A world full of people and buildings and things was all very foreign to me. If I wished companionship, I ran with the wolves and flew with the birds. Che bello. If I spoke, it was to the trees. Vedete? È decisamente un asociale. È molto strano che sia così ben voluta nei nostri confronti rispetto a rapporti intimi. Vedremo. Ma alla fine te ne sei andata? Such simple pleasures will only enthrall for so long. I recall the first time I crept beyond the edge of the wilds. I did so in animal form, remaining in the shadows and watching these strange townsfolk from afar. I happened upon a noblewoman by her carriage, adorned in sparkling garments the likes of which I had never before seen. I was dazzled. This, to me, seemed what true wealth and beauty must be. I snuck up behind her and stole a hand mirror from the carriage. It was encrusted in gold and crystalline gemstones, and I hugged it to my chest with delight as I sped back to the wilds. Una bambina. Che successe poi? Flemeth was furious with me. I was a child and had not yet come into my full power, and I had risked discovery for the sake of a pretty bauble. To teach me a lesson, Flemeth took the mirror and smashed it upon the ground. I was heartbroken. Certo che si sta confidando con noi di qualcosa di piuttosto personale. Oh, ma eri soltanto una bambina. And a foolish one. Flemeth was right to break me of my fascination. Beauty and love are fleeting and have no meaning. Survival has meaning. Power has meaning. Decisamente. Without those lessons I would not be here today, as difficult as they might have been. Ma anch'io ho imparato che il potere, la sopravvivenza e la conoscenza sono le cose più importanti. Tuttavia, sì, è vero, mi sono rammollito perché la tua storia era dolcissima. Beh, ti hanno resa più forte, no? They did indeed. To return to your original question, perhaps my time in the wilds was indeed lonely, but such was how it had to be. I find myself at times wondering what might have become of the girl with the beautiful golden mirror, but such fantasies have no place in its reality. Addirittura, codice aggiornato, abilità ottenuta di Morrigan. Beh, vediamo se possiamo parlarle d'altro. Yes? Vorrei chiederti una cosa. So... Full of questions, are you? E lo apprezza. È una delicata domanda questa. I assume you were actually asking whether Flemeth herself gave birth to me. Truly, I do not know. I once asked Flemeth that very question and she merely laughed at me. Accidenti. It is not inconceivable that she could capture a chastened man, or perhaps change to a more attractive form to attract him willingly. I find it more difficult to imagine her with child. Beh. Appunto, sarà stata giovane, Morrigan. As a matter of fact, I remember her being younger once. Ah, addirittura? She had black hair, much like my own, long and lustrous. La ricorda? But how could that be if she is centuries old? Has she become wizened only recently? Or are the tales of her legend only that? And nothing more. Esatto. I do know the tales of Flemeth having many daughters, even though I have never met another. And Flemeth has always treated me as her blood. Ma infatti, ha posto le stesse obiezioni che avrei avuto io.
Come fa a essere invecchiata se è già così antica? Beh. Accidenti. È ovvio che non è molto materna. Però questo è molto affascinante. Michael, cosa le risponde? Un'affabile famiglia di abomini ed eretici, davvero adorabile. I sense a hint of judgment in your words. Flemeth taught me everything I needed to learn. How to survive, the meaning of power, the truth of men. If other mothers do not teach these things, then I believe them the lesser. Oh, sono assolutamente d'accordo. Immagino sia vero. You suppose it's true? Aia, non ti offendere. It is true. Take yourself. You do not honestly desire such things from me, do you? Tis better to be free of such cloying and cluttering delusions as love. Ci mancherebbe altro, Morrigan. Qui stiamo sul bordo del mondo e certamente non è un luogo per i sentimenti. Nel circolo l'unica cosa che vedevo erano i bastoni degli altri maghi e la fantasia passava parecchio in fretta. Ah, accidenti. Tuttavia, perché limitarsi, Morrigan? Ma non è questo il momento di parlarne. Mi fraintenderebbe. Ah, a conti fatti, l'amore è inutile. Per Michael, ora. There. I am glad you agree. I tire of this discussion. Let us move on, shall we? Addirittura, è sempre più contenta, Morrigan. Sul serio. Ma è normale. Michael non immaginerebbe mai di poter provare dei sentimenti per Morrigan. Una strega per le selve cinica. Però la affascina. Il punto è che entrambi... sono una coppia molto difficile da immaginare, perché ha bisogno di crescere. Lui e lei. Nessuno dei due conosce l'amore. Non riuscirebbe a immaginarlo. Vediamo un po'. Guarda, Morrigan, complimenti. Interessato. Continuiamo. Yes. So, full of questions, are you? Ok, non mi interessa che tu mi insegni. Va bene. Ve l'avevo promesso, ragazzi. Ve l'avevo promesso. Rischiamo di beccarci un pugno in faccia. Ma rimane il fatto che, proprio perché abbiamo discusso ora di amore, chissà che fare un passo in avanti non sia affascinante e remunerativo. Yes. Perché è ovvio che Michael ne è profondamente affascinato da Morrigan. È attratto, ha una forte attrazione nei suoi confronti perché scopre di avere uno spirito affine. We are in camp, so tis as good a time as any. What's this? Oh. Tis a rather odd discussion you seem to desire. Già. Leaning in so closely. Hai ragione. Mi piace come però ha reagito. Avete visto com'è comunque positiva la cosa? Qualcosa da obiettare? Not unless you stop. Wow. Pazzesco. Quindi l'attrazione è reciproca. Questo è già di per sé molto interessante. Ok. Con questa musichetta molto, molto porno anni 80. Comunque d'accordo. Andiamo avanti. Sembra che io stia fuggendo. Guardate. Ok, scusate, sto facendo l'imbecille. Ma, avete visto? È accaduto qualcosa di incredibile. Anche Morrigan è attratta da me. Il che? Effettivamente è qualcosa che hanno visto tutti. D'accordo, ne riparleremo. Codex. Antica armatura elfica. Certo, dovremmo parlare anche con Alistair di quello che è successo, ma lo faremo nel prossimo episodio, quando ci inoltreremo in una nuova quest. E avremo anche un nuovo thumbnail, sapete? Ci stiamo lavorando. E il tempismo è perfetto, l'avevo pianificato da un po'. Antica armatura elfica.
prima della caduta di Arlathan e prima ancora di lui, come luogo, come entità, come leggenda, la civiltà degli Elfi si espandeva per tutto il continente di Theras come un grosso gatto indolente. Quest'armatura fu costruita per le guardie del Tempio in un'epoca in cui i numi ancora parlavano agli Elfi. Questo è interessante. Questa è una cosa senza alcuna data, quindi probabilmente è vera e basta. E quindi è importante questa storia. Le tecniche della sua forgiatura e persino il nome del metallo con cui fu realizzata sono andati perduti da tempo immemore. Guardate un po'. È vero, quello che ci ha rivelato è importante. Lo sguardo critico di Morrigan non è riservato soltanto agli altri. Che ne sia consapevole o meno, ha una passione per i gioielli e ci tiene molto al proprio aspetto. Ah, quindi forse anche la collana tribale era per lei. Ma porca miseria. Io pensavo che fosse tremendamente offensivo nei suoi confronti. Oh, strega delle selve, ti ho regalato questa collana di denti di sciacallo. Calcio nelle palle, cioè, ovviamente. Guardiano Zathrian. Anche con tutte le nostre magie e abilità non facciamo che ritardare l'inevitabile. Si dice che gli Elfi vivessero nel Ferelden molto prima di chiunque altro, e anche se gran parte del loro sapere è andato perduto, è compito del guardiano di ogni clan preservare quanto resta. Zathrian è un elfo anziano, rigoroso e che ama poco chi proviene dall'esterno, ma il suo clan deve sostenere la minaccia di un nemico più impegnativo degli altri. Molto tempo fa, per rivalersi di un attacco sferrato contro il suo clan, scatenò una terribile maledizione. Invocò uno spirito in questo mondo e lo lanciò contro gli umani che gli avevano... Ah, erano gli umani! Adesso è chiaro! Ma è ovvio, gli umani hanno attaccato gli elfi e lui li ha puniti trasformandoli in... Ah, ecco perché Danaila era così... Ah, tutto torna. Lo spirito non si limitò a massacrare i nemici di Zathrian, ma li trasformò in bestie mostruose. Col tempo, però, i lupi mannari che aveva creato recuperarono le proprie facoltà intellettive e cercarono il responsabile della loro sofferenza, rivolgendo la maledizione contro la gente di Zathrian. Dietro richiesta della signora della foresta, Maiku convinse Zathrian a sacrificarsi per restituire i lupi mannari, spoglie umane e per salvare gli elfi colpiti dalla maledizione. Zanne Lucenti è, secondo il guardiano Zathrian, un lupo. Non un lupo qualunque, però. È un lupo posseduto da un potente spirito e la fonte della maledizione che affligge la foresta di Bresilian. Benché Zanne Lucenti sia vecchio di centinaia di anni e molto potente, l'unico modo per porre fine alla sua maledizione è strappargli il cuore e portarlo a Zathrian. Pare che Zanne Lucenti abbia due aspetti, come la natura. Uno è quello del lupo, selvaggio e maschile, e l'altro è quello della signora della foresta, gentile e femminile. Zanne Lucenti è al tempo stesso la bella e la bestia, pacifica e terribile. La signora ha insegnato ai lupi mannari della foresta di Bresilian a convivere con la loro natura. Cosa che ha fatto lei stessa. Oh, guardate. E questa è la canzone... Una sorta di Stelle di Rosetta, eh? Abbiamo delle parole elfiche tradotte. Questo è molto raro in Dragon Age. Wow. Anziano, il vostro tempo è giunto. Ora sono colmo di dolore. Occhi stanchi devono riposare. Il cuore si è fatto grigio e lento. La libertà è nel sonnambulismo. Noi cantiamo e gioiamo, raccontiamo le storie, ridiamo e piangiamo, ci amiamo un giorno ancora. Una raccolta di... Oh, mamma mia. Stupendo. Imbarazzanti tra i ricchi viziati e gli oggetti della loro ossessione. Mia radice elfica. L'erborista ha suggerito una polvere di corno di bronto. Sono stato molto discreto. Il vostro girasole. Mamma mia. Sarebbe da vendere una cosa del genere. Ah, queste invece sono le pergamene che abbiamo trovato. Ah. Allinearsi con il potere dell'oblio è solo il primo passo di un lungo cammino. In seguito bisogna allineare la mente alle regole dell'oblio e trovare i legami tra il regno del sogno e quello della carne. Oh... Attenzione, questo è il vero potere della magia del sangue. La carne e la mente sono inseparabili e vi si trova il potere per influenzare e controllare le menti. È una delle spiegazioni più concrete della magia del sangue che abbia visto fino ad ora. Interessante. Molto interessante. Alla prossima, ragazzi.